In Viale Adua a Sassari c'è un'associazione che pratica l'inclusione attraverso il gioco del calcio. È la Sacra Famiglia, storico riferimento sportivo e valoriale per il quartiere Luna e Sole e per tutta la città. Emanuele Floris. Il calcio come scuola di vita e sport inclusivo, due valori praticati dalla Sacra Famiglia per dare la possibilità di maturare giocando. Nata nell'89, l'associazione è un punto di riferimento sociale per la città, grazie alle sue scelte solidali. E noi abbiamo deciso come Polisportiva Sacra Famiglia quella di fare un progetto di inclusività sociale relativa comunque alla situazione economica di famiglie che oggi non si possono permettere di mandare i loro bambini a fare un qualsiasi tipo di sport. 40 i bambini iscritti dai 6 ai 13 anni, dei piccoli amici fisici e gli esordienti che si esercitano sul campo comunale e che vengono da diversi quartieri della città, compreso il lontano centro storico. Tanti sono poi i bimbi di origine extracomunitaria cresciuti nel capoluogo turritano che vengono inclusi nel progetto. Perché comunque sono tutti bambini nati nella nostra città di Sassari, bambini che diventeranno cittadini italiani e dove le famiglie che rispettano le regole sono arrivati qua tantissimi anni fa, oggi comunque fanno parte della nostra grande famiglia e a noi piace che loro stiano con noi. Tra gli allenatori anche un personaggio fondamentale della storia della Torres che si rimette in gioco per insegnare quel che ha appreso in 55 anni di vita sui campi di calcio e che ringiovanisce vedendo la passione per il football dei bambini. L'entusiasmo, la voglia di giocare, la voglia di stare insieme, questo ho visto di bello ed è importante soprattutto.